Sì, senza dubbio col Conqueror lo prendo, mondo. Così c'ho danni, fondamentalmente. E in più è buono proprio il ramo della precision. C'ha un sacco di stat interessanti e di roba interessante in generale. È da tempo che volevo giocare mondo. Mondo tornerà alla grandissima, ragazzi, con il ritorno ai tank. Tornerà, ma proprio 100-100. Mondo è l'anti-tank per eccellenza. Adesso che c'è il Conqueror è ancora più forte di prima. Il motivo è perché è immortale fondamentalmente mondo. Un tank non riesce a ucciderlo perché il tank ha dei danni e sono quelli. No, non puoi fare più di quel tot di danni. Cioè è facile da traccare il danno di un tank. Non ha danno sostenuto il tank. Ha quei danni, sai che fa quello a posto. Mondo può, a parte che ti one shotta con una Q perché fa danni in base alla corrente health e c'ha poi un minimum damage, quindi Safer Take. Quindi praticamente un dolore di cuore sicuro. Grazie mille, Nate. 6 mesi. Welcome back, man. Bentornato. Bentornato. Comunque dicevo, lo shottate un champion con 1000 HP e gli fate una Q a livello 1, gli fa 200 HP danno. La prima Q. Quindi è veramente forte. E puoi farmare a distanza. Fondamentalmente il tuo ruolo in teamfight è di essere immortale e infastidire gli avversari. Buono. Nice. Vedo più sub. Ah, si è buggato? No, siamo a 3 sub. Siamo a 3 sub, preciso. Ultimamente stai andando meglio su Twitch. Ah, dici in quel senso, mi red. Ah, scusa, non avevo letto la prima parte. Sì, stiamo ritornando. Stiamo incominciando a aumentare i sub e sono contento perché. Ma l'avevo anche abbastanza prevista sta cosa. Cioè, sapevo che avrei avuto un periodo di assestamento perché ho cambiato gli orari. Cioè, più che altro, diciamo, li ho consolidati. No. Ho fatto un periodo di discontinuità per quanto riguarda gli orari. E in più ho cambiato un po' la disposizione, come fare, i 2 giorni liberi pure. Però, nonostante i 2 giorni liberi, sto facendo più sub rispetto al mese scorso, in cui non c'avevo giorni liberi praticamente. Ciao Gaggen. Intanto giochiamo sto matchup. Dobbiamo solo stare attenti all'inizio, non farci one shottare. Fondamentalmente è quello che voglio fare. Allora, il early game è più forte di noi, coso. Sion è più forte. Però se possiamo usciare. Marca miseria, era lì dentro. Se possiamo usciare va bene. Cioè, pur le facce quella qua ci ha lasciato usciare. Lui c'ha la cosa, io c'ho di sicuro molto più sustain di lui. Cioè lui c'ha più sustain, però non è continuo come il mio. C'ha più sustain sul breve termine. Sta prendendo un po' di schiaffi, a me va benissimo. Lui è morto. Che genio questo. Ha dippato e quindi si è ucciso.
Adesso non c'è nemmeno il TP per tornare in Topsed. Mamma mia, qua che roba che abbiamo fatto! Una roba fuori di testa, raga. Una roba fuori di testa. Ragazzi, non flashate su River. Se non siete in superiorità numerica, per uccidere Coso. Perché questo era il peggiore dei casi. Che Coso non. Che Karthus non sarebbe morto. Però nel migliore dei casi, Karthus sarebbe morto. Avremmo comunque fatto. Avremmo comunque ucciso un'altra persona. Quindi non è che sarebbe andato molto meglio. Mi serve il pezzo da Sunfire. Che posso fare? Io vorrei pushare, se possibile. Perché mi corre via? Ne ho tolto lo scudo apposta. Andiamo via, vai, dai. Non c'è il flash. Sto dietro qui apposta per non farmi ta. Non penso possa ittare quel minion qui. Invece mi itta. Non pensavo, colpa mia. Allora, mi serve questo. Doppia arma la posso fare? No, non c'è senso. Facciamo questo. Non penso ci abbia Q. Penso l'abbia già usata per assistare i minion, no? E invece no. Già inizio a averci una buona quantità di tenacia. Ok, penso di mantenere pushato qui, sinceramente. Questo tra poco c'è il setch alla volta. Ops. 180 danni, not bad. Lo scudo gli è andato via. Ah, questo devo hittare. Diciamo che gankare mondo non è stata una grande idea. È bellissimo mondo quando c'hai contro due tank. Questa wave. Non penso di perdere tutta la plate. Penso che lui perderà tutti i minion però. Sì, lui perderà tutti i minion. Scriviamoci prima Sunfire completo e poi pensiamo alla Visage. Oddio, forse perdo la plate. Ah, vabbè, però non potevo rimanere lì. Se fossi rimasto lì, non. Poteva esserci Zac in top. Al dare sta wave. Infatti, ci avrebbe avuto molto più senso che andare in mid e intare. Però, vabbè. Nel red, sorry. Dovevo stabilizzarmi, ti ho detto. Lo so, Gaggen, ma sul lungo termine il mio atteggiamento mi premierà, ne sono sicuro. Adesso poi che inizio con la The Game Academy, lasciate stare. Ah, c'è l'Executioner questo. Pessima scelta. Cioè, è buono contro i me, ma. Te vuoi fare full AD con Sion? Dopo aver preso tutti questi schiaffi? Non mi sembra una smart idea. Non so se l'1v1 lo vinco adesso in realtà. L'1v1
Non potrei perderlo. Cioè, contro con tutti sti minion in giro, sì, sicuro perdo. Ok, refulliamoci. Abbiamo pure preso il cloud, quindi recupero tutto, stavedo. Mi serve almeno il flash, buono così. Però non avrei dovuto missare quella qui come è stato prima. Allora la plate non penso poterla prendere. Posso pushare tutto. Lui c'ha il TP adesso up in realtà. Questo può essere un problema. Però lo forzo a tippare qui. Non ha nemmeno il flash. Posso rimanere e ultare dopo, dai. Non voglio andare back così. Tra poco ci avrò la ulti di nuovo. Il vantaggio mondo è poter usare appunto la ulti in questo modo. E poter rimanere in lane a tempo indeterminato, mentre l'avversario deve beccare. Questo ha usato la R. My bad, ho gridato troppo. Ce la fai il dallo? Penso sì. A me servono i CC, i tabi, che mi servono? Io in realtà già ce l'ho parecchia roba contro i CC. Penso prendi i tabi qui. Mate. Anche se i Mercury in realtà. Però no, lui mi fa danno a Dio. Comunque complimenti Yasuo. L'ho messa anche Sion, deve stare attento lui. Il problema è che può ultare in giro, perché ancora ce l'ha. Posso tippare anch'io botto volando se lui ulta. Dove è andato Sion? Full AD? Non proprio. No, si è fatto solo i tabi e si sta fa... Cioè, si è fatto i tabi e... Pezzo Samper. Non è full AD. Pensavo peggio. E niente, così è il mondo. Tiranna down, ragazzi. Contro i tank senza escape è l'ideale. Non ho nemmeno voluto usare la ulti e l'ho ucciso. Senza problemi. Se mi mancasse coso, potrei morire.
Zoc? Boh, c'ho parecchia. C'ho la tenacia della W, c'ho la tenacia di qua. Porca miseria, non sono riuscito a prendere la Blade. Un po' lag. Questo penso che lo riesce a prendere. Non mi curo apposta per avere più AD. Per prendere più AD con lei. Ma voglio questa torre, se no rischio di non riuscire a farcela. Perché ovviamente meno HP avete, più vi dà delay di mondo. Buono così, posso andare back. Sera d'arma. Se avessi hittato qualcuno avrei dovuto sprecare la ulti. Gli Ossian con un mondo in giro. Ah, so good. Quasi sono contento che hanno preso loro il. Che hanno preso loro sto Drake. Ho detto quasi, eh. Mi serve la Bramble Vest? Mi sa sì. Più in là. C'abbiamo il Morello. C'abbiamo già il Morello qui. Ok, ci vorrei morire? Non più di tanto, sono abbastanza tanky anche senza la ulti. Mi ha preso quello smite, porca miseria. Oh, abbastanza fastidioso la riduzione di cura. Come sta messo questo? Boh, ha preso una marea e stacca da sto gank il tizio. Io in 3, 2, 1 posso tippare. Porca che non c'è più. Non c'ho la ult. Oh, porca miseria, prima o poi. Non provo a mettermela con quella, no. Va bene così. Tanto io divento immortale qua. Adesso che prendo gli Ossian non muoio più. Cioè, già così non muoio più. Figuratevi adesso che prendo Visage più Ossian. Cioè. Diventa una roba indecente sto champion. C'ho pure il Cloud. Molti quanto ci dicono. Che voglio fare come terzo item? Altra MR? Ma no, pensando a. Bene, così. Ok, vanno così. Chiudiamoci la Visage. C'ho già 10 CD. Più. Penso di fare la Warmog a sto punto dopo. Sì, me faccio la Warmog.
Anche se abbiamo detto Bramble Vest prima. Sì, facciamo prima la Bramble. C'è prima Bramble che è importante. Ci abbiamo solo una riduzione di cuore. Che cavolo ti sei pullato? Porca miseria, mate. Ah, che troll che sei, Yasuo. Vai, tanto non mi stuna praticamente per niente. Devo andare a dare una mano qua? Ah, vabbè, tanto siamo. Prendiamo Stosian. Penso fosse smart lì. Sarei morto al coso. Però era execute. Cioè, execute, quindi. Non è morta a fine. Però poteva sopravvivere. Gli bastava la sciamma e me la stit. L'avrei ucciso con la Q. Comunque, abbiamo pure l'Ocean. C'è il Morello questo. Che c'ha? Ah no, c'ha Bramble. Tutti questi executioner che fiottano. Comunque sono contento perché sono tutti item inutili per loro. Oddio no, abbiamo anche Senna che è sicura in realtà. Però sono item che hanno impatto sui miei alleati pochissimo. C'hanno impatto solo sui miei, quindi sono tutti i soldi che hanno speso solo per me. Ciao Joker. Ci andiamo a fare il Nashor. Gli vado da una mano? Sì. Per sicurezza c'è senso. Ci vuole 8 secondi CD sullo smite, ma non importa. Il problema è che Thresh dovrebbe stare lì a tankare e non a zonare gli avversari. No, io metterò. Va bene, prossimo trick, un altro Ossian tra 2 minuti. Non c'è niente qui, metto. Prendiamo gestatore. Miseria presa proprio lì precisa. Niente, adesso fanno il Nashor. Mi abbiamo praticamente dato il Nashor perché Yasuo ha. Dobbiamo solo correre via.
Altare, no, non ci arrivo. Se va nel Nashor. Boh, comunque ci bastava fare il Nashor prima. Comunque, io non so che... Io so... Che sta facendo, me? Che sta facendo sta roba, Yasuo? C'ho già il 100% crit. Porca miseria, ragazzi. TFT non lo fai più? No, non mi sta piacendo. TFT, non mi è piaciuto. Ci abbiamo Yasuo con Stormrazor, ragazzi. E adesso si sta a fallire. Cioè, in pratica sta buttando nel cesso le stazze, Yasuo. Comprando le stazze di cui non ha bisogno. Non so perché ce la dobbiamo giocare così, non c'è senso. Fatevi questo. Gli bastava aspettare che io, avessi la RA, invece è andato in. Comunque vabbè, ha flashato questo per uccidermi. Ha sprecato il Windwall e poi... Niente, smite miss. Ah, non c'era lo smite. Ora mi sa, no. Meno male che stavo vincendo i teamfight praticamente da solo. Se no, avremmo già perso quel game. Mi serve dell'MR in più? Sì. Perché fa me sta roba. Cioè, c'ho il danno dietro. Però, per fortuna, riesco a tirare dritto e qua. Non so se Yasuo si rende conto che c'ha lo Stormrazor. Non penso abbia ancora realizzato. Che sia Stormrazor che Ye. C'aveva il flash, sì, ce l'aveva. Aspettiamo Yasuo che ritorni up.
Cerchiamo di giocare qui. Sono parecchio tanky. Chi mi fa male loro? In realtà nessuno. Non c'hanno nemmeno la voice staff. Cioè, c'hanno qualche morello, sì, ma... Ma questo si è appena suicidato, non male. Ma perché non viene? Possiamo chiuderlo il game. Il mio ruolo era zonare il fight qua. Mamma mia. Non possono camminare in avanti. Nel matchup giusto è buono. È buono mondo. Ah. Quest'uomo barbuto lavora con Twitch. Guadagna solo attraverso Twitch. Faccio sia Twitch che YouTube. Però praticamente su YouTube non si guadagna niente. Quindi sì, guadagno principalmente da Twitch. YouTube più che altro mi porta pubblico su Twitch. È quello. Serve a quello YouTube. Comunque, se mi piccano Sion contro, lo rigioco senza dubbio. Devo solo capire un po' quali sono i limiti. E niente, solo quello. E se con l'esperienza. Ne portiamo questi due tizi e andiamo.